Ciao ragazze, rieccomi tornata con un nuovo video. Finalmente giro questo video qua. Come potete leggere dal titolo, è il titolo sulle mie cover per iPhone, perché le cover sono una mia passione. Le vendo anche, quindi immaginate, però è sempre stato un accessorio che io ho amato alla follia. Ora che ho preso l'iPhone 6, comunque posso dire di averne tante. È vero, ho la possibilità di averne così tante perché le vendo, però non lo so, mi piacciono troppo, raga. Io sono malata, malata, malata di cover. Infatti, in questo video non vi nascondo che pubblicizzerò anche la mia pagina Facebook Cover Salerno, perché comunque io sono, cioè se prendo delle cover nuove sono la prima a volerle provare e per poi venderle, insomma, ai miei clienti. Quindi ci tengo che le cover siano fatte bene e siano prodotti di qualità. Allora, la prima che vi devo mostrare in assoluto, perché io la sto amando alla follia, cioè io quando l'ho vista dal mio fornitore, cioè volevo morire, ed è questa. Cioè, raga, è uno spettacolo. Questa qua viene fatta anche bianca e rosa. E la mia è turchese con la criniera rosa. Cioè, raga, è stupenda sta cover. Infatti sto ricevendo un sacco di complimenti perché comunque è una cover originale. Cioè, non la trovano. Cioè, non c'è nessuno a Salerno che ha la cover come la mia, obiettivamente. E quindi sono troppo troppo gasata. È in silicone. In 3D è fatta veramente benissimo. Vedete, ha il l'occhiettino così, veramente bella, 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 morbida. Non è molto confortevole perché, come potete vedere, è abbastanza grande, però è particolare e mi piace tantissimo. Poi un'altra bellissima cover è questa, sempre per iPhone 6, vi sto facendo vedere. Anche raga, perché io tengo, cioè, ho questa borsa piena di cover, quindi se non inizio a farvele vedere siamo qui fino a Natale. E questa qui è sempre in silicone rigido con rilievi, vedete, in 3D. Infatti queste sono delle cover particolarissime, veramente belle. Infatti quando le ho viste ho detto no, le devo prendere per la mia pagina perché sono stupende. Sono fatte anche bene perché sotto hanno la protezione per il cavetto per quando si carica, insomma, il telefono, e anche per la portiera là per metterci le cuffie. Cioè sono fatte veramente molto molto bene. Questa qui porta anche un laccio in silicone in abbinanza. Se lo trovo ve lo faccio vedere. Questo qua è del brand Kiss Me, cioè è davvero fantastica. Questa è il laccettino che c'è in coordinato con la cover, però non l'utilizzo perché comunque non mi piace sto laccettino appeso. E questo, insomma, è il brand. Io lo adoro veramente. Questo brand fa dei prodotti davvero di qualità. Allora, per ora quelle che vi sto mostrando le ho prese sulla mia pagina, cioè le vendo io, quindi cioè, per una volta pubblicizzo me stessa. Poi la classica Smoking Kills, questa pure è stupenda, molto molto carina. Questa è molto più pratica rispetto all'unicorno, madonna quanto è bellino. È molto bella, molto bella. È la cover che vendo di più, infatti le ho finite tutte, si può dire. Sto aspettando che mi riarrivano perché hanno avuto proprio un boom queste qui. È molto molto bellina. Questa qui Chanel. Poi quest'altra qui, questa è la linea Disney, la Zoom Zoom, ci sta sia con Topolino che con Minnie, ma questa qui già ve l'ho mostrata in un altro video, quando insomma si parlava delle cover che mi erano arrivate da qualche sito. E comunque questa pure è molto carina ed è piaciuta tanto perché comunque è particolare, cioè bella. Poi vediamo un pochettino. Allora, qui dentro questa c'ho la cover, questa qua di Simiyake, che è olografica praticamente. Dal video non si nota, però vi assicuro, è olografica, sempre in silicone. E all'interno, per fare l'effetto olografico, porta questo foil.
è molto particolare, può essere utilizzata anche così è bella, però con il foil che fa questo effetto olografico è molto molto carina, molto molto bella. Non è particolare come quella in silicone che vi ho mostrato fino a mo', però comunque è bellina. Questa qua, l'ho presa per me perché volevo vedere com'era fatta di qualità ed è molto molto carina. Poi tutte le cover che vi mostro si possono tranquillamente preordinare. Poi, allora, andiamo a casaccio come viene. Allora, qua dentro, ah sì, cioè nella confezione di Just Cavalli ci sta una cover di 1 euro che ho preso a tutto 99 centesimi, no, a tutto 1 euro a Cattolica perché mi piaceva la fantasia pacchiana. E quindi ho detto, non, anche se vendo cover, me la compro perché è pacchiana. E praticamente I'm sexy and I know it, con questa fantasia pacchiana leopardata. Sempre allo stesso negozio, sempre a 1 euro, tipo, ho comprato questa qui. Non è niente di che, però mi piaceva quello che stava scritto. Tutte le storie sono belle, ma la mia è la mia preferita. Per il resto, perché poi la cover non è niente di che. Anche come è fatta, diciamo, non è, la stampa non è niente di particolare. Poi vediamo cos'altro esce. Questa qua è quella di Cavalli, che è l'unica, diciamo, che ho acquistato al di fuori. Questa costa, mi pare, 20 euro. Sì, una cosa di questi, o 20 o 25 euro, e mi piaceva, veramente mi piaceva tanto, quindi nonostante il fatto che io mi sono messa a vendere le cover, non potevo non prendermi questa di Cavalli, che è bellissima. Questa qua, la fa la Puro, è veramente molto molto buona, però devo dire la verità, io ho cover che praticamente hanno la stessa qualità di queste di Puro e costano molto molto meno. Vi faccio l'esempio, ho questa qua di Valentino. Identica, raga. Oddio. Questo è lo stesso materiale, identico. Anzi, questa qua di Valentino è anche più rigida. Cioè, è lo stesso identico materiale. Questa qua pure mi piace tantissimo, l'ho utilizzata tantissimo quest'estate. Questa pure la potete trovare da me, veramente molto molto bella. Però Cavalli l'ho voluta prendere, ho detto vabbè, sono appassionata, fanculo, spendo sti soldi e stop. Perché ogni volta che la vedevo alla Melissa Satta, su Instagram sbavavo perché mi piaceva troppo. E quindi ho detto vabbè, farò sta follia, me la prendo, insomma. Faccio sta follia e butto 20 euro per una cover. Poi, allora, vediamo qua cosa ne esce. Io poi, malata, la malattia, mi conservo bustine, mi conservo scatole. Che a me, io sono malata, raga, per le cover, non potete capire. Questa è un'altra cover che potete trovare da me, sono quelle della linea Sailor. Bellissima questa qui. Con Serenity e Marzio, troppo troppo bellina. Io ho sia questa qua col blu, queste se non sbaglio già ve le ho mostrate, sia con il blu che con il rosa. Questo è lo scettro lunare, top. E non per dire, ma le ho portate io queste cover perché nessuno se le cagava. Poi sono arrivata io che mostravo queste cover e tutti quanti che volevano queste cover qua, e anche la concorrenza se ne è uscita con queste cover qui perché secondo me le ha viste da me, cioè non per vantarmi, però comunque la novità, io vado sempre a vedere la novità e quindi è la particolarità nel prodotto e quindi nulla. Le cover Sailor sono troppo troppo belline, sono tutte in 3D in silicone, veramente molto molto buone. Poi c'è la cover Biberon, che si è fatto uno schifo, devo dire la verità, si è impolverata e si è fatto uno schifo. Infatti io, vi ripeto, le provo prima su di me le cose per poi venderle. Devo dire la verità, questa qua è l'unica cover che non consiglierei a un mio cliente perché mi si è macchiata, cioè non so perché. Mi si è macchiata,
ed è rimasta così. Infatti, cioè, mi dispiace buttarla, però, raga, è proprio. Non mi sono piaciute queste qua. Infatti, sono contenta che nessuno me le ha chieste. Perché prima non era così. Cioè, prima era trasparente, era normale. Poi di punto in bianco si è ridotto in questo modo e non mi è piaciuto affatto. Quindi questa qua è bocciata, infatti penso che la butterò dopo perché non la metterei comunque. Poi questa qui che ha avuto l'incidente, che è caduta e mi si è sgretolato. La cover Absolut Vodka pure è molto molto bellina e anche, cioè, sembra paradossale, ma è pratica perché è piatta davanti, quindi voi potete scrivere tranquillamente, non vi dà fastidio. È sempre in silicone, rigido, molto molto bellina, l'ho venduta bene anche questa. Poi io sto cercando di farvi vedere quello che non vi ho mostrato nell'altro video. Ah sì, questa con i macarons, questa pure è molto bellina. Sempre in silicone. Io, come avete potuto notare da tutte le cover, ce le ho tutte in silicone perché mi ci trovo di più, raga. E le altre, vabbè, sono quelle di quel sito che vi ho mostrato già. E poi c'ho quest'altra di Sailor Moon, semplicissima, trasparente, con la stampa di Sailor Moon con Marzio in versione miniatura. Molto molto bellina, ma la uso poco perché mi piacciono le cover pacchiane e quindi è raro che me la vedete su. E poi niente, c'è, cioè, le altre, quella là di Design Makeover ve l'ho mostrata, e pure quest'altra qui che ho fatto personalizzare, queste già ve le ho mostrate. Poi ne tengo una trasparente così. Queste è quanto, ragazze, queste sono tutte 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 le mie cover. E niente, dato che è un video che comunque è abbastanza seguito, io sono la prima che lo guardo perché mi piace, ho deciso di girarlo anch'io. Sì, tu hai fatto questo video per fare pubblicità alla tua pagina, se posso dire la mia, è la sincera verità, sì. Cioè, faccio pubblicità a destra e a sinistra a tante aziende, faccio pubblicità anche a me stessa perché so io l'impegno che ci metto per questo lavoro, nonostante il fatto che io già ho un lavoro. Questa, diciamo, è una passione che ho tramutato in lavoro e quindi mi fa piacere se riesco a crescere anche in questo ambito, perché veramente mi ci impegno, perché voglio dare la qualità del servizio e del prodotto e veramente ci tengo tanto. E nulla, ragazze, io vi mando un bacione, fatemi sapere qual è la cover che vi è piaciuta di più. Io senza Allora, io amo tutte le mie cover, ma questa, la cover unicorno, ragazze, tra l'altro sono anche malata. L'ho chiamato il mio unicorno Fluffy in onore dei Minions. Cioè, non potete capire, comunque mi piace troppo. Molto molto carina. E niente, per ora la mia preferita è questa qua. E niente, io la finisco di fare la cogliona. Vi mando un saluto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!